Così. Allora adesso viene Leli e mi aiuta a fare le domande. E lei fa le domande e io dico le risposte. Chiara, siamo nati in un periodo in cui il Papa stesso augura alla Chiesa di vivere il tuo carisma. Ma sappiamo dalla storia del movimento del lungo periodo in cui l'opera è stata in gestazione nel grembo della Chiesa. Perché, figlie tue, vorremmo chiederti come hai vissuto quel periodo che poi ha generato così tanti frutti. Come abbiamo vissuto noi quel periodo lì, quel primo periodo? Questa è la domanda. L'abbiamo vissuto con l'amore a Gesù abbandonato, questo lo sapevate già. Ecco, con l'amore a Gesù abbandonato. Gesù abbandonato ci spiegava tutto. Soprattutto ci spiegava una cosa che è fondamentale, e questo dovete mettervelo in mente proprio. Voi siete qui adesso in un periodo che rimarrà nella vostra vita come uno dei periodi più belli della vostra vita. Siete qui circondati, senza saperlo, dall'aiuto di tutti. Siete incordata, sì, verso Dio, ma legati a tutti insieme. E quindi non sapete quant'è l'aiuto degli altri e quanto poco è lo sforzo vostro. Più tardi vi accorgerete di questo, ma sin d'ora dovete almeno teoricamente mettervi alle idee fondamentali. Ora, quello che io vorrei mettervi in mente e che non esca più dalla vostra testa è questo. Non si costruisce niente, niente, niente di divino, ed è tutto quello che noi vogliamo costruire, cioè il regno di Dio sulla terra, senza il dolore. Niente, 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 niente. È inutile farsi illusioni. È inutile farsi illusioni. Non c'è altra strada per seguire Gesù. C'è solo quella della croce. E quando aggiunge una parola, dice rinega te stesso. Oltre la croce bisogna un'altra croce, si direbbe. Quella di rinegare noi stessi. Ecco. In quel periodo noi abbiamo capito molto bene le parole che Gesù dice poi di se stesso. Che se il chicco di grano gettato in terra non muore, resta solo. Ma se muore, porta frutto. Cioè c'è una condizione senza la quale non c'è niente nella nostra vita, nella vita che abbiamo intrapreso adesso, che è quella di morire, come il chicco di grano. Però c'è una conseguenza meravigliosa, che c'è solo se c'è il dolore, se c'è la croce, il molto frutto, il molto frutto. Questa cosa noi l'abbiamo capita, e il Signore ce l'ha messa dentro a martellate, martellate perché eravamo anche noi delle persone della vostra età e della vostra esperienza, e quindi bisognava che qualcuno ci insegnasse. Gesù ci ha fatto capire, se qui non si muore, non si vive. Io ho intenzione su di voi di far nascere un albero grande, da piccolo granello di senape come siete voi, nate a Trento, piccolino, piccolino, due, tre ragazze, eccetera, ci sarà un albero che coprirà la terra, chiedimi, tirò in possesso le genti e come eredità i confini della terra. È un albero che ormai ha buttato i suoi rami, fino agli ultimi confini della terra, lo sappiamo, le 146 nazioni in cui noi ci vantiamo per amore, per dar gloria a Dio, dove è arrivato l'ideale. Ma se non si muore, non c'è niente, non c'è niente. Ecco, se da questa piccola lezione che facciamo oggi voi usciste con questa mentalità, con questa convinzione, a me basterebbe, perché avremo tante altre focolarine e focolarini nel movimento che fanno sul serio. E che veramente fruttificheranno domani. E che accanto ognuno di voi deve fruttificare almeno 1.000 cuori che lo amano. Ma 1.000 per dire un numero indefinito, ecco. Questo noi abbiamo capito, questo ci è stato messo dentro. Per cui anche adesso, quando ci sono delle glorie, per esempio, delle conquiste, noi guardiamo subito se sono state pagate. E se non sono state pagate prima, si pagano dopo. Non c'è niente da fare, non c'è né per noi, né per gli altri cristiani, né per i vescovi, né per i papi, né per i religiosi, non c'è niente. C'è una sola cosa, quello di morire, di saper morire, di sacrificarsi, di soffrire. Nello stesso tempo, il Signore ci ha fatto capire in quel periodo un'altra cosa. Non è che morivamo così perché eravamo degli immacolati che morivano vittime del regno di Dio per fruttificare e andare in paradiso gloriosi e trionfanti. No, il patire che Dio ci dava aveva un altro significato, quello di purificarci. Noi non lo sapevamo di essere così sozzi, diciamo, così coperti di miserie, di debolezze, di peccati, di nullità. Eravamo tutti infangati di umano, non lo sapevamo, non avevamo occhi per vedere. Col dolore il Signore ci dà occhi nuovi e si vede chiaro. Quanti difetti abbiamo, ma non è una somma di difetti, è uno stato in cui siamo, di imperfezione,
uno stato certuni anche di peccato, che naturalmente è misurato da Dio, dipende dalle circostanze, da tante cose, e dalle tentazioni, dall'influenza dell'ambiente, eccetera. Però siamo come tutti mescolati col male. Ecco allora che la morte aiuta a purificarci. E questa è stata la seconda cosa che noi abbiamo capito. Cioè come eravamo niente. E come veramente tante morti che venivano erano anche giustificate veramente dalla nostra debolezza e da tutti gli sbagli che facevamo come neofiti. Perché eravamo giovani come voi, non sapevamo quali erano le vie di Dio. Ci vantavamo della luce. Chi lo sa quanti errori abbiamo fatto? Dio solo lo sa. Ecco. Quindi, prima cosa, capire che senza morire non c'è niente di divino, non costruirete mai né città nuove, niente. Secondo, sapere che le cose che Dio ci manda, ce le manda perché ne abbiamo bisogno. Poi, un'altra cosa però, il Signore ci ha messo in testa in quei tempi. Scoprivamo in tutte le grandi opere di Dio, non so, in quella di Sant'Ignazio, dei Gesuiti, di San Benedetto, dei Benedettini, come opera, ogni opera di Dio è segnata dal dolore, ha bisogno di prove. Se non c'è questa prova qui, non si può dire che è opera di Dio. E questo Signore ci illuminava continuamente, continuamente. E anche ce lo dicevano gli altri, anche tanti nostri superiori che ci seguivano, ci dicevano, qui c'è il dito di Dio perché c'è la sofferenza. Quindi tre cose. Sapere che si deve morire, che non costruirete mai niente senza patire. Sapere che ne avete bisogno. Sapere però che è anche un patire redentore, diciamo, ecco, che aiuta Gesù a redimere il mondo, perché con questo si costruisce un'opera di Dio. Ecco, se metteste via solo questo, io sarei contenta abbastanza.